volete vedere Sofì di 5 anni fa? Ecco voi, Sofì Cacioffì! Ciao! Ciao a tutti, lui è lui. Lui è Ray. E io sono Sofì. E benvenuti nella nostra vita. Un video al giorno per raccontarvi le nostre folli avventure. Hai fatto tutta la intro tu? Sì, piano piano voglio eliminarti dal canale per avere il canale tutto per me. Ma sei pazza? Che cosa stai dicendo? Ma cosa vuoi fare? Sto scherzando, era uno scherzo. Che scherzo è? Non ha riso nessuno. Io ho riso tantissimo, anche piccolo Ray, vero? Figlio mio, my love. No. Oggi, non so se l'avete notato dal colore del mio maglione, è Natale. No. È San Valentino. San Valentino, San Valentino. La festa degli innamorati. Amore mio, vieni qua. La giornata di oggi è iniziata super pazza, veramente incredibile. È successo qualcosa di surreale. A casa mia c'erano i fantasmi. In che senso? È successo qualcosa di incredibile, inspiegabile. I fantasmi. Ho avuto super paura. Cos'è successo? Mettiti comoda. Stavo come sempre normalmente nella mia stanza canticchiando e ballando. Quando a un certo punto mi sono accorto che lo spruzzino del profumo della mia stanza era controllato dai fantasmi! Lui ha un sensore, spruzza da solo. No, non hai capito. Vai alla clip. Yeah 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 ni 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 ni. Yeah 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 ni ni. Ma cosa? La peggia? Streghe! Streghe! Cos'è? Ray, mio mio, dobbiamo scappare! Non c'è tempo a prendere i tuoi giochini! Aiuto! Lui! Cretinetto! Ti vorrei dare anche quattro schiaffetti, ma non te li do perché è San Valentino! Sei stupido! Lampeggiava perché le batterie erano scariche! Non esiste nessun fantasma! Le batterie erano scariche? Ovvio! Ora si spiegano tante cose, ecco perché non faceva più odore. Sto con un cretino. Cosa hai detto? Stai con un cretino? Sì. Un cretino ti avrebbe mai salvato la vita? Ti sei dimenticata cosa ho fatto oggi per te? Tu mi avresti salvato la vita. Mi hai costretto a fare cose fuori di testa. Ma cosa fuori di testa? È stato super bello e divertente. Ah, lo rifarei anche adesso. Praticamente stamattina Polar si è trasformata in un motocross. Vai alla clip. Acqua più terra uguale fango, più Polar uguale pazzia. Stiamo per affrontare un dirupo di fango. Guardate qui fuori cosa c'è. Io ho troppa paura, lui, e se Polar non ce la dovesse fare. E infatti siamo qui per mettere alla prova Polar. Per mettere alla pro Polar. Aiuto. Wow. Aiuto. Ma non è finita qui. Io. Lui, ma ti sembrava davvero il giorno perfetto per fare motocross con la macchina? Ma sì. Yeah yeah. Ni 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 ni. Oh, la strada proprio si interrompe. Oh. Riuscirà Polar a salire questo muretto? Io credo in questa macchina. Vai. Lui, comunque sei veramente un pilota. Io al posto tuo sarei rimasta lì nei secoli e nei secoli. Grazie. Si torna alla Trote House. È entrata tutta l'acqua dentro. Aiuto macchina, ti prego, no, non mi fai niente. Vedi, sono un pilota. Come vi dicevo l'altro giorno, qui in Sicilia non piove mai. Quindi quelle poche volte che piove succede un casino, si allagano tutte le strade, tutto si riempie di fango. E quindi ho colto l'occasione per sfruttare Polar Cross. Dopo aver visto Polar Scafo, Polar Cross, fusione di Polar Cross Fafo. Ray, non mangiare il quadro. Rimproveralo. Ray, mettila. No. Siete vivi? Seduto a posto. Entrate, voi siete la nostra famiglia, la famiglia più bella e grande di YouTube. Se anche voi volete entrare a far parte di questa magica famiglia, vi basterà cliccare il tasto iscriviti qui sotto e farlo esplodere. Bam 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 bam. Entrate a far parte del Team Trot perché non ve ne pentirete. Noi ci divertiamo sempre, sorridiamo. Yeah 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 yeah. Ni, 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 ni.
Sydney. Viva l'allegria! È un movimento allegro. Queste sono le nostre maglie felpe che ci rappresentano, ma ancora per pochissimo, perché tra qualche giorno le maglie con la scritta me contro te, col cuore, con l'arcobaleno, con lui, con Sofia, non esisteranno più. Quindi se le volete prendere, le potete prendere solamente adesso. Sono rimasti gli ultimi pezzi, quindi se le volete prendere, questo è il link: mecontrote.it/shop. Ma non vi preoccupate, non è che non ci saranno più queste perché non esisteranno più le maglie delle trote, ma perché arriveranno le nuove super fighe. Maglie nuove! Maglie nuove, logo nuovo! Mecontrote! Ray, cosa ne pensi di essere al centro dell'attenzione? Credo che adesso sia arrivato il momento. Che momento? Qual è il momento? Il momento di mangiare la pizza. Sarebbe bellissimo. No, no, no. Il momento di scambiarci i regali di San Valentino. Hai perfettamente ragione, signorina Brufolozzi. Sta scomparendo. Dammi il regalino. Su, su, su. Non è solo uno. Te ne ho fatti tanti. Primo è questo. È un pupazzetto fatto di cioccolato. Poi questa è un porta cioccolatini, ce ne sono un sacco. E poi anche questo. Wow, ma sono tantissimi, un sacco di cioccolato. Ok, il tuo? Ah giusto, il mio. Allora, uno dovrebbe regalare il cioccolato, cioè per San Valentino. Solo se non ho trovato niente. Vorrà dire che mi hai regalato un gioiello? No, neanche. Dei fiori? Ci ho pensato, dei fiori. Ho detto preferito di no perché, cioè, te l'avevo già regalati per il nostro anniversario. 100 rose. Mi hai regalato un profumo. O una borsa. Borsa? Ok, ti do il regalo. Grazie. Buon San Valentino! Cos'è? Siccome è anche Pasqua tra poco e tra 10 mesi anche Natale, ho pensato di farti un unico regalo tutti insieme. Un bel pandorino. Un pandorino di My Little Pony. Esatto, My Little Pony. Bellissimo, i pony piacciono a tutti. Però non si regala questo per San Valentino. Ma come non si regala questo? È bellissimo, aprilo. Non c'è neanche la sorpresa. Cosa? Ah, una carta di My Little Pony per San Valentino. Sì, auguri, carciofina. Ah, stai calma, che sei impazzita? Neanche un fiore mi ha regalato, una rosa. Questo pandorino è buonissimo. Non te la farò neppure assaggiare. No, 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 per favore, un pezzettino, una mollichina. Vai a tagliare, io voglio andare. Buonissimo. Ray, silenzio, non c'è il pandorino per te. Ma quanto è bellino, sono qui con questa fontanella. Bellissimo, bellissimo. Aiuto. Aiuto. In onore di San Valentino, in tantissimi ci chiedete da tantissimo tempo: ma voi come vi siete conosciuti? Come è stato il vostro primo incontro? Quando è nato l'amore tra voi due? Noi finora abbiamo dato una risposta approssimativa. Vi abbiamo detto: ci siamo incontrati nel mio cugino. Però non sapete proprio com'è andata la dinamica. Quindi, cosa ne pensate se adesso noi vi raccontassimo in maniera super dettagliata come sono andati i fatti? Per poter ricreare perfettamente quelle situazioni e quel momento lì, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Diventare il Louis e Sophie del passato. Montaggio con Dab per la trasformazione in 3, 2, 1. Ecco come si presentava Louis 5 anni fa. Quanto ero sexy, eh? E volete vedere Sophie di 5 anni fa? Ecco voi, Sophie Cacciofee. Ciao. Voi vi starete pensando: ah, ma Sofia era bionda! No, in realtà io lo sono sempre tale e quale negli anni. Se vedete una foto di quando avevo 5 anni, sono la stessa di quando avevo 12 anni, 16 anni o adesso. Quindi per farvi capire la differenza tra la Sofia del passato e quella del futuro, cioè di adesso, mi sono messa la parrucca, però lo stetto era vero, l'avevo. Lo mettevo sempre, lo stetto rosso, fucsia, mi piacevano tantissimo i rossetti. Ma quanto siamo sexy! Ho un po' di rossetto sbavato? Già, perché prima non sapevo metterlo. E mettevo il rossetto, però era sempre un po' sbavato. Quindi per farvi capire l'idea, ho messo il rossetto così. Ma siamo ugualmente bellissimi, fateci una foto. La location del nostro primo incontro era a casa di suo cugino, che per l'occasione sarà la stanza di Sophie, perché non abbiamo altri posti. Mio cugino Marco, si chiama Marco questo mio cugino, ed è cugino di secondo grado. Secondo grado, non il mio cugino di primo grado, di secondo grado.
da parte di mio padre. Basta! Racconta la storia! Devo contestualizzare! Ma cosa? È la storia di mio cugino, quindi scusami. Racconta la storia! Basta! Mio cugino Marco aveva fatto un'operazione e quindi era a casa sua e tutti lo andavano a trovare, sia i parenti che gli amici. Io sono andato a trovarlo come amico e Sofia è andata a trovarlo come cugino. Quindi la scena era la seguente: io entro in questa casa così, dico buon salve a tutti, e trovo sul divano Marco coricato, così, che stava male. E lì accanto al divano, in tutta la sua bellezza e biondosità, Carciofin Sofia. La ricostruzione più fedele che un uomo abbia mai fatto. Ero con una mia amica e mi ricordo che quando lui è entrato, io e la mia amica ci siamo guardati e abbiamo detto: ma chi è questo scappato di casa? Perché c'era lui vestito malissimo. Cosa fai? Ma cosa vuoi? Io mi metto benissimo. Che dire? Dai lui, ma tutti può capitare. Io invece l'ho vestita sempre bene, d'altronde con lo stile che mi contraddistingue da sempre. Così prendo anch'io una sedia e mi siedo accanto al divano di fronte a Carciofin. Così, entrambi seduti, io guardavo la mia amica e dicevo: guarda questo, oh mio Dio, ma chi è? Un amico maschio, oddio. Io un po' imbarazzato, rimase subito colpito e ammaliato e affascinato dalla sua bellezza. Ma sul momento ho fatto finta di niente. Finito questo momento di vario imbarazzo, Sofì va via. Quindi... con la Vespa, prendo la Vespa, brum brum. Ciao, ciao, è stato un piacere Luigi. Quindi vai via, ciao. Va, vado via, scusate. E rimango solamente io e suo cugino. Quasi mi tuffo su suo cugino e dico: chi era quella ragazza? Chi era quella ragazza? Chiedo subito il suo numero e le scrivo un messaggio. Ciao, sono un ragazzo. Figlio, cosa vuoi? Stiamo raccontando la storia del nostro amore. Così stavo dicendo, le mando un messaggio con scritto: ehi, ciao bionda, sono il ragazzo bellissimo di prima, quello con i baffetti, questo cacciglio. Basta, non mi baciare lei. Ti andrebbe di rivederci qualche giorno? E la risposta di Sofì è la seguente: niente, io non gli ho risposto perché ero andata su tutte le furie. Mio cugino si era permesso di dare il mio numero a uno sconosciuto. Così presi il telefono e scrisse a mio cugino: ma come ti sei permesso a dare il mio numero al tuo amico? Se non fosse che... io ero con suo cugino, quindi ho visto che a me non ha risposto, ma ha scritto a suo cugino e ho detto: vabbè, è finita. Basta. Poi però non so cosa è successo, lui ha continuato a scrivermi e io poi successivamente io ho anche risposto. Ho visto che era pazzo, però simpatico, e piano piano ha iniziato a piacermi. Sì, ed è così che è nato il nostro amore. Siamo diventati re e regina trota. Di trote, l'avventura di oggi si conclude qua. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del Team Trote. Vi ricordo di prendere le nostre maglie perché stanno per esaurire, tra poco non ci saranno più. E ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao. Noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo, sempre avanti andiamo. E ciù, mi ha fatto passare lo starnuto.